Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessila News. Oggi parleremo di un filato in acrilico che amate tantissimo. Grazie alla sua vasta gamma di colorazioni e alla sua morbidezza si presta alla realizzazione di vari progetti. Di cosa stiamo parlando? Del Chuck. Andiamolo a vedere insieme. Eccolo qui il nostro Chuck, un gomitolo composto al 100% da acrilico in microfibra, un gomitolo dal peso di 100 grammi per una lunghezza di 400 metri all'incirca. Per questo filato sono consigliati i ferri numero 2,5 al 3 e gli uncinetti dal 2 al 2,5. Per quanto riguarda il lavaggio di questo filato, consigliamo di non superare la temperatura di 30 gradi, di non candeggiare e di utilizzare tutti i solventi più delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene. È inoltre sconsigliato lo stiraggio. Andiamo a scoprire ora insieme tutte le colorazioni disponibili. Iniziamo con le varie sfumature del viola. Abbiamo il colore iris, lavanda, lilla chiaro, orchidea e prugna. Ed ora le sfumature del rosa. Partiamo dal rosa chiaro, pelle, cipria, rosa antico, fucsia. Per le sfumature del blu abbiamo blu, blu mare, bluette, turchese, avio. Per le tonalità più chiare troviamo carta da zucchero, smeraldo, verde acqua, azzurro e celeste. Passiamo alle sfumature del verde. Il salvia, militare, verde oliva, verde cactus e verde bandiera. Ed ora le sfumature del giallo. Cammello, panna, giallino, giallo e senape. Vediamo ora dei colori più decisi come il salmone, arancione, rosso, bordeaux e marrone. E per concludere il verdone, ottanio e petrolio. Come abbiamo visto, le colorazioni a disposizione sono davvero tantissime, quindi nei vostri progetti potrete abbinarle tra di loro come preferite ed avere sempre delle sfumature davvero uniche e personalizzate. Questo filato è in acrilico, ma come sempre Tessiland pone particolare attenzione ai processi di produzione ed anche questo filato viene finissato in esclusiva per Tessiland in Italia e vengono utilizzate soltanto fibre di alta qualità. Questo lo rende un filato che sempre di più viene utilizzato per la realizzazione di capi di abbigliamento, ma in particolare anche per la realizzazione di capi di abbigliamento e accessori come copertine per i più piccoli, per i bambini. Questo filato viene sempre più utilizzato anche per la realizzazione della tecnica amigurumi. Infatti, grazie alle sue varie colorazioni sarà possibile creare tutte le varie sfumature e dettagli di numerosi personaggi. Arrivati a questo punto, non mi rimane che ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale YouTube e di seguirci su tutti i nostri social. Vi ricordo la pagina Facebook Meglio di Maglia, Instagram, TikTok, Pinterest e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!